Pettinari, si torna qui in Piazza della Repubblica a Pescara con alcuni commercianti residenti delle zone del centro, Corso Vittorio Emanuele e Via De Amicis, via Quarto dei Mille. I problemi sono sempre gli stessi. Oh, il centro qui è diventato un far west. Intanto stiamo parlando del tratto di Corso Vittorio Emanuele che va da via Quarto dei Mille a via De Amicis, la famigerata purtroppo a piazza Santa Caterina, parcheggio davanti al bingo, area di risulta, è un far west pieno di delinquenti, criminali, balordi, tossicodipendenti. I commercianti non ce la fanno più, immaginate che precludono anche l'accesso ai clienti, agli esercizi commerciali, entrano nei negozi, vomitano all'interno dei negozi, si sono messi più volte a fare otti osceni in luogo pubblico, atti sessuali, cose veramente incredibili. L'ultimo atto di violenza qualche giorno fa, quando nel parcheggio davanti al bingo hanno una signora che si rifiutava di pagare il cosiddetto pizzo, un abusivo, è stata aggredita in maniera violenta. Queste sono cose, mi dicono che qualche giorno fa c'è stato un altro accoltellamento. Ecco, i cittadini hanno paura, i commercianti non possono più lavorare, hanno paura anche la sera di uscire, di andare a riprendere la macchina. Non si può più vivere così. Cosa avevamo chiesto? Un presidio fisso di un agente della Polizia Municipale anche in questo tratto. C'era stato data la prima settimana dopo la conferenza stampa, poi è tornato tutto come prima, quindi al danno la beffa. Allora, meglio non farlo per niente che fare questi eventi ad orologeria slogan. Noi vogliamo che venga ripristinato un controllo ferreo della zona con un vigile urbano, come è stato messo a 100 metri di distanza, 100-200 metri c'è, quindi la soluzione c'è, deve essere attuata, il comune passi dalle parole ai fatti. E poi chiediamo anche di spostare quella fermata dell'autobus che si trova vicino a un negozio proprio lì della Singer, perché lì viene utilizzato come ricettacolo di tutti questi balordi, posizionano lì, fanno da quartier generale per delinquere. Dopo la prima volta che ci siamo incontrati qui al 1° di luglio, speravamo che qualcosa fosse un po' cambiata ed è durata una settimana, 10 giorni, cioè abbiamo avuto qualcuno delle forze dell'ordine che si fermava a pattugliare, ma poi niente più, quindi siamo tornati allo stesso livello se non peggio di prima. Quindi dalla mattina alla sera questo degrado di vedere persone lì ubriache o comunque che non sono in grado di tenere un comportamento civile, e abbiamo paura nei negozi perché i nostri clienti prima di entrare si guardano intorno e non è più accettabile, non è più accettabile. Noi siamo già ormai alla fine di questa lotta, perché stiamo cercando un'altra attività e non mi sembra neanche giusto che ci dobbiamo spostare dopo 20 anni, perché non c'è un controllo da parte delle azioni da parte della polizia, da parte del comune, non c'è interesse e ci dispiace tanto, perché è una zona bella, comunque noi lavoriamo, ci abbiamo dato la vita e sarebbe il caso che qualcuno ci desse un attimo di attenzione e di ascolto.